Dopo essersi persi di vista per ben 25 anni, non hanno resistito ad abbracciarsi sulla banchina olimpica del Porto Ischitano. L'ex calciatore del Napoli e dell'Ischia Pietro Puzzone e l'icona del calcio isolano Franco Impagliazzo, per tutti il mitico Taratà. In pochi minuti hanno ripercorso i ricordi dell'anno in cui Puzzone militò nell'Ischia Isola Verde nel campionato 1989-90, l'ultimo della sua carriera. Franco Impagliazzo, un piacere rivedere Pietro dopo tanti anni. Sicuramente, Pietro è stato un carissimo amico, abbiamo trascorso un anno insieme bellissimo, anche se poi quell'anno non andò bene perché eravamo una squadra forse non all'altezza oppure eravamo troppo rabberciati in alcuni periodi dell'anno, però con Pietro mi sono divertito per un anno intero perché proprio un ragazzo di cuore, un ragazzo generoso, un ragazzo che faceva gruppo, è stata un'annata trascorsa bene per quello che concerne la vita di tutti i giorni, però quel campo ha detto che non eravamo forse all'altezza per noi. Pietro, che ricordo conservi della tua permanenza a Ischia? Trovato il capitano Impagliazzo che è stata una persona squisitissima. Il primo giorno mi ricordo benissimo, andammo a mangiare tutti insieme con la squadra e poi andammo a giocare una partita di sera con Franco Impagliazzo, è la prima morale che ebbe da mister Rampone. Prima partita con la Torres non mi fece giocare perché il mal di pancia, il mal di stomaco partendo da Napoli e poi sicuramente dopo la partita con la Ternana, perché è una grande partita, abbiamo perso con la partita lì. E poi Franco è stato un uomo spogliatoio, un uomo onesto, un uomo di principio. Un gran bel capitano, Franco Taratà, eh? Non capitano, uomo, un grande uomo. Il capitano è molto poco, un grande uomo. Ricordo molto benissimo mister Fofò, il nostro massaggiatore. Nappi, Villone, una squadra che... Veronici, Di Baia, Fusco. Fusco, Di Baia, era una bellissima squadra. Fabrizio pure. Fa davvero immenso piacere vedere Pietro essere rinato dopo un periodo di grande difficoltà vissuto negli anni scorsi e per quanto ci riguarda ci fa altrettanto piacere essere riusciti a rimetterlo in contatto con i suoi ex compagni di squadra. Ex calciatore del Napoli, Pietro Puzzone ha vissuto da protagonista i fasti dello scudetto vinto con Diego Armando Maradona e con cui, a dimostrazione della loro straordinaria ed unica generosità, un giorno organizzò ad Acerra una partita di beneficenza a favore di un bambino malato. Scesero in campo contro la volontà della società Calcio Napoli su di un terreno fangoso diventato un pantano a causa della pioggia. Rischiarono di infortunarsi, di rompersi le gambe, ma non si risparmiarono e sotto la pioggia battente diedero spettacolo per 90 minuti al solo scopo di restituire il sorriso ad un bambino malato. Una storia da libro cuore, come i cuori estremamente generosi di Maradona e Puzzone. E Pietro porta Diego perennemente nel cuore e non sfugge a nessuno la mascherina che indossa con sovrastampato il volto del Pipe d'Oro e la medaglia che al collo raffigura Maradona. Naturalmente di Pietro si ricorda molto anche gli anni di Maradona a Napoli, l'amicizia con Diego, vero Pietro? Diego, quando sono venuto qua, io nell'84, quando lui è arrivato, siamo entrati in un'amicizia a livello come ho incontrato in Bagliaccio al mondo, subito sono imbascostato a fare questa amicizia con Maradona, abbiamo vissuto delle cose benissimo fuori dal campo e dentro al campo, purtroppo adesso non c'è più. E abbiamo vinto lo scudetto. Noi quando abbiamo vinto il secondo scudetto andammo a fare la partita a Pozzuoli, ti ricordi Franco? Sì. Con la Puzzolana e siamo rientrati a Napoli. Il salto ad Ischia di Pietro Puzzone è stata anche l'occasione di incontrare vecchi amici con cui scambiare due parole e ricordare i tempi andati. Puzzolana Ischia si chiamava tanto. Sei loro, raga. Pure a me mi sai. State raccontando qualche aneddoto degli anni passati? Ce n'è. Andavamo a scuola a Procida con il mister Impagliazzo. Da lì andavamo a fare allenamento a Pozzuoli con la mitica Puzzolana. Che c'erano sei giocatori di Ischia che giocava il mitico Carosella, buonanima.
lui, Aurelio Ricci, Cortese Leone, dopo tanti anni, Raffaele Grimaldi, dopo tanti anni, detto Mazzolino. Dopo tanti anni hai avuto il piacere di avere Pietro Puzzone a prendere il caffè. È solo un piacere. Prima di salutarlo, abbiamo consegnato a Pietro Puzzone una sciarpa offerta dal Club Napoli, Isola d'Ischia. Pietro Puzzone, questa è la sciarpa di cui ti omaggia il Club Napoli Isola d'Ischia, di cui è presidente Domenico Badalano. Oggi non è potuto essere qui perché aveva già un altro impegno, però ci ha tenuto che io ti consegnassi questa sciarpa del... Grazie a te al Club Napoli di Ischia, un saluto affettuoso al signor Badalano, un saluto a te, sono arrivati a Napoli. Speriamo presto, vai.